Parliamo di vincolo. Con questo termine si intende la capacità di far presa, di far tenere lo sci, evitando anche la minima sbandata. Mano a mano che la nostra tecnica migliora, aumentano anche le velocità di crociera e di conseguenza il problema di vincolare lo sci, di non farlo sbandare, diventa sempre più evidente. Andiamo a vedere sia a secco che sulla neve come ottenere vincolo e come ottimizzarlo. Un'immagine, una metafora che può essere molto efficace. Immaginate di sciare su un tappeto, che ci sia qualcuno che quel tappeto ve lo vuole tirar via da sotto i piedi, anche fin dal primissimo ingresso in curva, qualcuno che subito tira il tappeto, e immaginate lo sforzo da fare per tenere dentro gli sci, attagliare la neve per non far uscire le code. Sarà uno sforzo sugli adduttori della coscia esterna alla curva e sugli abduttori della coscia interna alla curva, abbinati a una forte inclinazione dei piedi degli sci. Quindi sci inclinati, abduttori, adduttori dell'esterna e abduttori dell'interna, uno sforzo a tirare dentro, a tirare sotto gli sci, sotto al corpo, per la massima tenuta e il massimo taglio in curva.